Allora, vi ringrazio per l'appassionata partecipazione, non soltanto di oggi, ma anche dell'evento che c'è stato ad aprile e anche del sostegno che ci avete dato, in primis dall'amministrazione che ci ha veramente dato una mano e ci ha anche ospitati nella prima sessione e anche questa seconda era in realtà prevista nella sala più prestigiosa che noi abbiamo come, diciamo, istituzione comunale. Poi voi sapete che le disposizioni del Covid ci hanno impedito, perché c'erano solo 12 persone che potevano essere lì, di poter essere lì. Presento un po' gli amici che hanno collaborato. Ecco qua, il comitato, come potete leggere, è fatto, c'è Bianca Trani che è anche presidente del Club Federiciano, ci sono io che, diciamo, faccio da chairman oggi, c'è Mariella Loizzo che è la sorella di Rosa, Antonio Ventura, Antonella Calia, Agnese Capurso, Luciano Garramone, Angelo Olivieri e Nino Loizzo. Luciano e Angelo erano due colleghi di Rosa e chiaramente portano una testimonianza anche di tipo lavorativo. Ringrazio anche Mariella Pappalepore che nella sessione di aprile di fatto si è molto distinta anche nei modi, secondo me, didattici e anche scientifici di presentare quella sessione, quella lezione magistralis. Ringrazio i dirigenti scolastici, anche tutti i docenti referenti dei ragazzi, perché ci hanno sostenuto durante tutto il processo, e ringrazio soprattutto i ragazzi che hanno assistito a quella sessione remota. Voi sapete che siamo stati costretti a non farla in presenza e abbiamo utilizzato i tool che in questi ultimi 18 mesi abbiamo imparato tutti ad utilizzare, cioè voi sapete Zoom, Team e quant'altro, e ringrazio soprattutto i ragazzi che poi hanno presentato l'elaborato e sono stati, diciamo, i candidati alla vittoria del premio finale. Ora propongo 15 secondi di silenzio in memoria di Rosa, perché voi sapete questo evento è stato istituito proprio in sua memoria e oggi di fatto è la giornata, il primo anniversario della sua scomparsa, della nostra cara amica, sorella, figlia, collega. Grazie a tutti. Che dire, ai ragazzi, avete colto nel segno, ragazzi, perché quando abbiamo letto i vostri elaborati ci sono state parecchie lacrime che scorrevano, perché di fatto siete stati coinvolgenti e avete raccontato bene. Dopo aver sentito soltanto 60 minuti di relazione con un universo, è chiaro che l'organizzazione di questa manifestazione è stata anche abbastanza complessa, perché non è semplice da parte di un gruppo diciamo di sostenitori, di amici, e ci siamo avvalsi certamente di Bianca Tragni e dell'esperienza che lei ha acquisito nel corso, diciamo, di tantissimi eventi di cui è stata sempre referente, presidente. E abbiamo preferito oggi avvalerci del teatro, perché voi sapete che è importante la prossimità, il contatto, anche il vedersi, tutti i ragazzi che hanno partecipato. Per quelli che per qualche motivo non sono intervenuti, li consegneremo poi stasera stessa ai docenti referenti, e ci saranno anche delle menzioni speciali che sono, o segnalazioni ad alcuni ragazzi che sono distinti per alcune peculiarità nelle loro esposizioni. Ci tengo a ribadire che il vincitore
non sarà in quel lotto, cioè, o in un altro lotto, cioè sarà uno qualsiasi dei ragazzi che riceverà l'attestato, quindi non c'è un gruppo speciale. E successivamente ci sarà la premiazione, che sarà gestita da Mariella, cioè sarà fatta da Mariella Ruiz e Mariella Papalepore. Poi ci saranno i saluti finali. Ora do la parola alla sindaca, Rosa Melodia. Un applauso a Tommaso Perluco, che è il presidente di questa neonata associazione, tenuto conto che un insieme di persone, a cominciare dai familiari, che io saluto con affetto perché ci conosciamo da sempre, io ero amica di scuola di Rosa, non di classe, però eravamo amiche di scuola, e quindi c'è una particolare emozione perché insomma è una ragazza che difficilmente si dimentica, per il suo sorriso, per il suo modo, per l'eleganza dei suoi comportamenti, oltre per la sua innata, non lo so, forse innata cultura, un modo di essere molto particolare, veramente una gentil donna, se si possono usare ancora queste parole. Saluto con affetto l'autorevolissimo tavolo che è qui, Biancarragni, presidente, c'è questo eco che è terribile. Biancarragni, presidente dell'associazione Club Federiciano, e diceva bene Tommaso Perluco, esperta, soprattutto una donna che ha dedicato la vita alla cultura sotto tutti i punti di vista, giornalista, preside, scrittrice, studiosa, e quindi persona assolutamente necessaria per poter avere questo approccio con anche gli istituti scolastici, che si sono immediatamente messi a disposizione per dare la possibilità ai ragazzi di dedicarsi a questo tema, un tema proposto in una magistrale lezione di fisica e astrofisica da parte della professoressa Pappalepore. Io ero presente perché quella bellissima lezione fu fatta dalla sala aggiunta di Palazzo di Città, ed è particolarmente giusto aver deciso di svolgere questa giornata, questo riconoscimento degli attestati in questo bellissimo teatro della famiglia Mangiatorti. È importante, sì, è importante la vicinanza delle persone. Credo che tutti abbiamo sofferto il periodo del Covid. Io posso dire oggi con gioia e anche con orgoglio che rispetto all'anno scorso siamo in una condizione assolutamente vivibile. L'anno scorso a ottobre avevamo già circa 2.000 persone affette da Covid, oggi ce ne sono una settantina che peraltro sono più che altro in isolamento fiduciario, perché hanno parenti con il Covid, che sono persone non vaccinate, e questo la dice lunga. Quindi bene sono andate queste vaccinazioni, adesso andremo verso l'inverno, tasteremo ulteriormente questo dato, però adesso anche le normative ci permetteranno di riempire i teatri al 100%, e quindi ricominciamo a vivere una vita normale. E una vita che dobbiamo, diciamo, amare di più, visto poi penso che la lezione che debba venire fuori anche da questi incontri, di quanto la vita sia preziosa e di come poi facilmente, perché ci può accadere di tutto, la possiamo perdere. Quindi amiamola questa vita e dedichiamola a queste persone che non sono più tra noi, dedichiamo diciamo la nostra gioia di vivere a queste persone. Io credo che questa deve essere solo la prima edizione
per ricordare Rosa Luizzo. Meritate voi, ma lei merita un'attenzione continua, un ricordo continuo, e mi auguro, per quello che posso, mi metto a disposizione per procedere in tal senso. Per cui complimenti e auguri a tutti quanti. Ora do la parola ad Angelo Olivieri, che ci racconterà qualcosa del lavoro che faceva Rosa all'Agenzia Spaziale Italiana. Spero che la mia voce vi giunga correttamente. Allora, competenza, equilibrio e autorevolezza, assieme a tanto impegno e ad una invidiabile tenacia, sono stati i mezzi con cui Rosa si è distinta come ricercatrice e tecnologa dell'Agenzia Spaziale Italiana. E io sono fortunato, nonché privilegiato, per averla avuta come collega e soprattutto amica. Nel suo lavoro Rosa ha sempre messo al primo posto il valore dell'amicizia, del rispetto e della buona educazione, che erano il suo stile di vita, assieme a tanto entusiasmo, curiosità e costanza. E questo le hanno consentito di raggiungere gli obiettivi di cui parleremo fra poco. Per esempio, lei era una persona molto competente nel suo settore, però amava confrontarsi con tutti e imparare da tutti. Aveva sempre la stessa umiltà, sia con i suoi superiori che con gli stagisti, i borsisti e gli assegnisti di ricerca che le erano assegnati, perché considerava tutti ugualmente importanti per la sua crescita personale ed umana. Affrontava difficoltà e discussioni anche abbastanza spinose con un equilibrio invidiabile e sapeva prendere le decisioni giuste sempre con cognizione di causa. Una delle cose che mi ha molto colpito è stato il fatto che si veniva fuori da riunioni anche molto accese con la convinzione che si stava facendo un ottimo lavoro. E questo spesso era dovuto all'equilibrio, alla competenza e all'autorevolezza di Rosa. Io vedevo molti colleghi venire fuori dalle riunioni, anche dopo aver sostenuto posizioni diverse, certi e convinti che quello che si stava facendo era il meglio per tutti. E questo non vuol dire che non si possono commettere degli errori nel nostro lavoro come in tutti i lavori, ma semplicemente che quella decisione era stata condivisa perché basata su posizioni e su argomenti ragionevoli. Rosa rappresenta uno straordinario esempio nella gestione di missioni spaziali di una certa rilevanza nazionale e internazionale. Appena aggiunta in Agenzia Spaziale Italiana, Matera, siamo arrivati insieme come borsisti, lei si è occupata dei centri di processamento e attivazione dati da satellite, PAF e PAC, che costituiscono una delle prime applicazioni dell'osservazione della Terra sui satelliti dell'Agenzia Spaziale Europea. Successivamente è diventata la responsabile di tutte le operazioni della missione Cosmos Kaimer, ossia la missione completamente italiana di osservazione della Terra ad alta risoluzione. È stata membro del DOSTAG, la delegazione dell'ESA per le politiche di disseminazione dei dati e lo sviluppo tecnico degli apparati di processamento. Infine è stata la mission manager
ossia colei che ha definito tutti i requisiti e ne ha seguito e verificato l'implementazione della missione Prisma, di cui abbiamo parlato estensivamente durante la lectio magistralis della dottoressa Pappalepore. A questo progetto Rosa ha dedicato tutte le sue energie fino alle ultime settimane della vita. I risultati scientifici più rilevanti li ha ottenuti nello studio della vegetazione con dati da satellite e in questo ambito è considerata certamente un'esperta di grande rilievo nazionale e internazionale. Grazie a una collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Università di Edimburgo, attraverso uno stage di ricerca di cui lei è stata responsabile, nel 2014 è stato pubblicato un articolo sulla rivista internazionale Journal of Remote Sensing, il cui titolo vedete nella slide qui riportata. Si trattava di studiare un'area forestale, Rocca Respampani, e l'attività riguardava l'analisi della vegetazione con le immagini rilevate dal sensore MODIS. La prossima, per cortesia. In sostanza, analizzando il segnale acquisito, si giunge alla determinazione del PRI, Photochemical Refracted Index, il cui andamento nel tempo è indice dello stress idrico a cui la zona osservata è sottoposta. Qui in figura vedete appunto delle osservazioni della stessa area in tre momenti differenti, mentre il grafico sulla destra mostra l'andamento del PRI. Come vedete c'è una fase crescente e poi successivamente una fase decrescente. Questo mostra appunto come nel periodo in cui il parametro sotto osservazione decresce c'è uno stress idrico della zona. Credo che sia abbastanza semplice comprendere l'importanza di questo studio, soprattutto se consideriamo che ultimamente stiamo affrontando un periodo in cui i cambiamenti climatici stanno condizionando molto la nostra vita e questi possono rappresentare una seria minaccia per la vegetazione agricola e per i popolamenti forestali. Ancora più importante è questo risultato se si tiene conto che all'epoca in cui questo studio è stato condotto, Rosa e i suoi colleghi disponevano di dati derivanti da un sensore che si chiamava MODIS, che era un sensore multispettrale. Oggi, con i dati del satellite Prisma, che è un sensore iperspettrale, il parametro PRI può essere determinato con una accuratezza molto maggiore e con risultati sempre più utili per la salvaguardia dell'ambiente. La prossima, per cortesia. Come responsabile scientifica di un gruppo costituito da un assegnista di ricerca e alcuni studenti dell'Agenzia Spaziale Argentina, Rosa ha seguito e diretto le attività relative allo sviluppo di un progetto innovativo per la early detection dei fattori predisponenti il fenomeno degli incendi boschivi. Anche qui, dall'analisi del segnale acquisito dal sensore MODIS alle diverse frequenze, si giunge alla determinazione dell'NDVI, ossia il Normalized Difference Vegetation Index, il cui andamento nel tempo, rappresentato nel grafico in figura, mostra quanto la zona possa essere soggetta al rischio di incendio. Quanto più il valore decresce, tanto più il rischio è alto. E possiamo vedere come, in corrispondenza della data del 26 giugno 2007, il valore è praticamente nullo, e sappiamo per certezza che in quel giorno la zona
era percorsa dall'incendio. La prossima, gentilmente. Sì, allora il metodo poi è stato successivamente validato osservando vaste aree dell'Europa e dell'Africa in cui si sono verificati degli incendi e andando ad analizzare i dati acquisiti prima e dopo l'incendio, verificando come l'NDVI aveva un andamento decrescente prima dell'incendio e successivamente riprendeva a crescere. Questo risultato, questo tool messo a punto da Rosa e dai suoi colleghi, viene attualmente ancora utilizzato da molte associazioni di protezione civili che lo ritengono molto utile per i loro scopi. Io mi fermo qui, non aggiungo altro alle parole che sono state già dette da Tommaso e dalla sindaca sulla persona di Rosa, perché altrimenti mi commuoverei. Grazie. Grazie Angelo. Ringrazio veramente per la presentazione. Do la parola ora ad Agnese Capurso, che era la madrina di Rosa, che ci racconterà un po' di umanità di Rosa. Grazie. Certo, raccontare Rosa in pochi minuti non è facile, perché poi subentra una certa emozione, una certa commozione, e quindi proprio il pensiero che lei oggi non c'è, ma io la sento, non è facile. La sua morte prematura ci ha fatto sprofondare in un indicibile dolore, un senso proprio di smarrimento. Quanti di noi hanno avuto il privilegio di conoscerla avranno sicuramente apprezzato il suo carattere dolce, affettuoso e sensibile, la sua voce pacata e il suo sorriso ineffabile. Nelle foto che Angelo ci ha mostrato era sempre, sempre sorridente. Abbiamo voluto denominare questo nostro premio, Rosa Loizzo, Scienza e Umanità, proprio perché Rosa era non solo una validissima e stimatissima donna di scienza, ma era anche una persona davvero speciale dal punto di vista umano. Ho conosciuto Rosa oltre 40 anni fa, quando lei aveva solo 15 anni e io poco più di 20, ed eravamo entrambe iscritte all'Azione Cattolica. Ero responsabile diocesana dei giovani e Rosa partecipava con assiduità a tutti gli incontri. E fu così che, quando poi doveva ricevere il sacramento della cresima, decise che io dovessi essere la sua madrina. Infatti chiese alla mamma di venire a parlare con i miei genitori, perché lei era piccolina, e ho avuto l'onore di essere la sua madrina e di esserle accanto sempre. Il nostro rapporto andava al di là di tutte le convenzioni e la nostra amicizia poi si è rafforzata e intensificata nel tempo. Avevamo molti interessi in comune, abbiamo condiviso tante serate a teatro, a cinema, in varie manifestazioni culturali in giro per la città. Rosa portava gioia, serenità dovunque andasse. Era davvero un raro esempio di semplicità, serietà, umiltà, bellezza, generosità e onestà. Tutte qualità che veramente io le ho sempre detto che le possedeva ed è stata riconosciuta da tutti avere queste qualità, non perché ne si parla adesso, se ne parla oggi perché lei non c'è più. Amava moltissimo in primis la famiglia e forse proprio il suo essere single è stato voluto per restare accanto al suo adorato papà e alla sua meravigliosa mamma. E da quando poi era diventata zia di Felicia e di Lorenzo, la sua felicità era all'apice. Era appagata di avere due persone in più da amare. E tra le sue tante passioni, oltre al lavoro, come si è già detto, al teatro, al cinema, alla musica, Rosa amava moltissimo viaggiare. Un po' lo faceva per lavoro, andata sempre in giro di qua e di là, Cina, America, Irlanda. E poi amava soprattutto la fotografia, dei luoghi che andava a esplorare, a conoscere. Le piaceva immortalare appunto i luoghi che visitava e soprattutto la natura, i fiori della nostra Murgia, il nostro territorio. Molti di voi sono andati sicuramente a sbirciare
il profilo Facebook di Rosa e le foto che metteva, a parte quelle del lavoro, erano quasi tutte di bellezze del nostro territorio. In particolare aveva anche una vera adorazione per il mare. Ammirava la forza e la bellezza di questo eterno movimento in qualsiasi stagione dell'anno. Era una persona stupenda, sotto tutti gli aspetti. Le piaceva molto ricevere gli amici a casa, accoglierli con una fragrante fetta di torta, ovviamente preparata con le sue stesse mani, una tazza di tè bollente e trascorrere allegramente una serata in compagnia. E proprio uno di questi momenti determinò una scelta che avevamo deciso di fare insieme quando doveva andare in pensione, di aprire una biblioteca, cioè un posto dove incontrare gli amici e passare una serata leggendo un libro e sorseggiando una buona tisana. Beh, invece non è andata così, perché la sua malattia ce l'ha portata via troppo presto e la biblioteca è rimasta un progetto irrealizzato, ma mai dire mai. Rosa ha sempre avuto una personalità forte e decisa. Anche il fatto che ha scelto una facoltà all'epoca era tipicamente maschile la dice lunga. È stata un vero esempio per molti di noi che l'abbiamo frequentata con affetto, mai una parola fuori posto, mai eccessiva, mai un tono di voce alterato, mai un'imprecazione, sempre e solo parole di ottimismo e di forza e positività. E infatti anche nel suo percorso di dolore non l'ho mai sentita lamentarsi, è sempre stata ottimista fino alla fine. Proprio perché forse non voleva arrecare dolore ulteriore alla mamma e a chi le stava intorno. Quindi si è fatta forza affrontando quella croce che ha dovuto subire prematuramente. E in uno dei momenti che ricordo con tanta tenerezza, in cui ci chiacchieravamo, ci raccontavamo le nostre cose, lei mi ha detto: sembrerà paradossale, ma quella che mi dà più forza per andare avanti è proprio mia madre, perché non mi ha mollato un secondo, è sempre stata al mio fianco. E per lei era innaturale che fosse una persona adulta, anziana, a sostenere una persona giovane. Ma invece la bellissima nonna Maria... E poi nella vita di Rosa c'era un'altra persona stupenda, oltre alla famiglia, che stasera purtroppo non è potuto essere con noi per imprevisti impegni di... credo che ci fosse una... come si chiama? Un'ordinazione vescovile. Don Mimmo Cornacchia, che noi chiamiamo ancora affettuosamente solo Don Mimmo, perché insomma ci siamo cresciuti con lui. Che Rosa ha voluto sempre accanto a sé, ed è stato lui a celebrare le esequie e ad essere il suo padre spirituale, insomma. E la fede è stata anche un elemento portante in tutta la vita di Rosa, perché accresceva sempre di più l'accettazione della sofferenza e di quello che è stato il suo percorso di vita. Certo, il sostegno della famiglia e degli amici più cari è stato indispensabile per continuare ad andare avanti. Io sono grata al Signore perché me l'ha fatta incontrare lungo il cammino. Averla avuto come figlioccia e come carissima amica è stato per me un grande dono. Un dono di cui sarò sempre riconoscente e che mi sarà d'aiuto nei momenti difficili. Voi ragazzi, pur non avendola mai conosciuta, siete riusciti a scoprire molti di questi aspetti di cui ho parlato. Sicuramente vi siete ispirati andando a vedere i post su Facebook, o avete ascoltato quel giorno della Lectio Magistralis le parole che Rosa, Mariella, Tommaso hanno detto su di lei. E nei vostri elaborati, in molti dei vostri elaborati, veramente c'era quel feeling che almeno anche Tommaso l'ha detto, mi ha fatto venire le lacrime agli occhi. Siete riusciti a cogliere l'essenza di quella che è stata Rosa Loizzo. E io spero che questa serata possa lasciare in ognuno di noi e di voi quel seme che Rosa ha seminato, e che possa
la nostra emozione di stasera durare e perdurare nella nostra vita come la vera eredità che lei ci ha lasciato. Grazie Rosa. Grazie Nisi. Ora do la parola a Bianca, che invece farà un excursus su tutto il processo e anche sugli elaborati. Buonasera a tutti, io devo fare una relazione, diciamo così, asettica su quello che è stato l'andamento del concorso. Ma prima permettete anche a me un piccolo ricordo di questa grande donna. State ricordati, io sono presidente del club di Riciano e lei è entrata nel club di Riciano con grande entusiasmo e con tutte le qualità che sono già state illustrate. Proprio ieri rivedevo la fotografia di noi al Quirinale, quando andammo a piantare il corbezzolo dei Garibaldini sotto lo studio del Presidente della Repubblica, e lei era lì con noi, il primo viaggio che fece con noi, e lei era molto contenta, eravamo contenti tutti. E un'altra cosa che voglio ricordare, i due interventi che ha fatto per il nostro club, come letterata, perché lesse e illustrò due libri con un acume, con una profondità, diciamo, questo è un critico letterario, diciamo che non astrofisica, però un critico letterario. Ci sono due libri, uno sulla guerra, tutto sulla guerra perché c'era pure il centenario della prima guerra mondiale. Quindi questi due piccoli ricordi come socia di talento, di qualità e affettuosa del nostro club. Adesso vengo alla relazione e mi allaccio alla prima cosa che ha detto Angelo Olivieri. Tanto impegno ha messo Rosa nel suo lavoro, nei suoi studi. Tanto impegno, perché il Signore ci può dare intelligenza, creatività, tante qualità, ma se noi non ci impegniamo a applicarle, a svilupparle, raramente i risultati sono alti. Perciò lo dico a voi giovani, tanto impegno. In che cosa? In tutto quello che fate. Oggi nello studio, domani non so, nell'assistenza, nella cura, nella ricerca, in quella che sarà la vostra strada. Bene, questo impegno noi l'abbiamo visto in questo concorso. Perché questi 37 ragazzi meravigliosi non solo hanno seguito la lezione splendida di Maria Pappadepore, ma hanno riflettuto, talvolta approfondito, ragionato, emozionato su quelle cose che hanno ascoltato, sia di Rosa, sia sullo stato della scienza e sul ruolo dello spazio nello sviluppo dell'ambiente, dell'umanità. Allora, qualche numero semplicemente. La partecipazione è stata, come già detto, alta, da 5 scuole superiori di Altamura, con tali numeri. Liceo classico Cagnazzi, 17 elaborati. Istituto tecnico De Nora Lo Russo, 4 elaborati. ITC Genco, 5 elaborati. ITG Nervi Galilei, 5 elaborati. Liceo scientifico, 5 elaborati. Per un totale di 37 studenti e studentesse e di quasi altrettanti docenti. Tutti li ringraziamo, unitamente ai rispettivi dirigenti scolastici che qui saluto perché dovrebbero esserci quasi tutti. Ringraziamo di aver accettato il nostro invito e di essersi cimentati in questa prova. È stata una prova. E una prova è sempre un rischio. Ci si confronta con altri che possono essere migliori o peggiori di noi. Si accetta di vincere o di perdere. Sportivamente si prende coraggio, si misurano le proprie forze. Insomma, una prova è sempre un momento di crescita. Grazie per averla accettata. In questa prova tutti i concorrenti si sono seriamente impegnati, come ho già detto. Prima, seguendo attentamente la lezione magistrale della dottoressa Pappalepore il 17 aprile scorso, alla quale in verità parteciparono alcune centinaia di alunni, molti di più dei 37 concorrenti, per via dei collegamenti da remoto. Poi riflettendo sulle tematiche proposte e infine scrivendo le proprie considerazioni in forma fluida e quasi sempre corretta. Sicché nei testi pervenuti abbiamo trovato sia la cronaca di quella giornata, sia la descrizione della personalità di Rosa Loizzo,
sia le considerazioni di un giovane sull'attuale crisi del pianeta Terra, compresa la crisi Covid e i riflessi che ha avuto sulla vita dei giovani, sia le immagini poetiche espresse in versi o in disegni, sia le prospettive del futuro mondiale e individuale, anche in vista del prosieguo dei propri studi e dell'orientamento a professioni e ambiti lavorativi spesso vicini a quelli scientifici di Rosa Loizzo. Infatti, una delle cose più belle emerse da questo concorso è la comprensione e l'accettazione di certi input culturali e morali forniti agli studenti dai contenuti della Lectio Magistralis e dalle testimonianze di amici e parenti di Rosa. Per cui gli insegnamenti scaturiti dalla sua fulgida persona sono stati accettati a questi giovani che nemmeno la conoscevano. È come se la nostra amica e scienziata, lasciando questo mondo, abbia passato il testimone dei suoi valori culturali e morali alle nuove generazioni, cioè a voi. E questo ci riempie di gioia, perché significa che la vita di Rosa continua. Anche di questo grazie Rosa. Infine, il livello generale degli elaborati, che è stato medio-alto, per cui la commissione ha dovuto faticare parecchio per selezionare, è vero, l'unico che, come da regolamento, avrebbe vinto il trofeo Scienze e Umanità, che vedete lì intronizzato su quel supporto. Questo bellissimo trofeo fatto da un artista come Maria Fratusco e che viene fuori anche lui da un concorso, da una selezione di diversi artisti che hanno partecipato, ognuno con la sua proposta, poi il comitato ha scelto quello che vedete ora lì. Quindi dicevo, proprio perché erano molti i lavori pregevoli, la commissione, non potendo premiare tutti o molti, ha deciso autonomamente di fare almeno alcune segnalazioni per l'originalità, per la poesia, per il disegno, per i contenuti scientifici, per l'emozionalità riversata, per la territorialità, perché come è stato detto, Rosa amava il suo territorio, lo fotografava, lo esaltava, lo metteva su Facebook, tutti partecipavamo delle sue emozioni visive e sentimentali nei confronti di Madre Natura, del nostro territorio. Ai giovani autori di questi elaborati segnalati saranno donati alcuni libri che vedete qui poggiati sul tavolo, libri che possono far spaziare le loro letture dalla scienza alla storia, dalla letteratura alla poesia. Quindi a tutti quelli che erano gli ambiti culturali che amava Rosa Loizzo, perché una personalità ben formata non può limitarsi a conoscere solo le nozioni della sua disciplina di lavoro, si diventa settoriali, si diventa aridi così, ma deve conoscere tutto quanto è umano. Ecco perché il premio si chiama Scienza e Umanità. Per questo, come ho detto, il premio è intitolato Scienza e Umanità, perché lei era così, scienziato umanista. Vi ho detto, Angelo vi ha detto tutte le cose scientifiche che sapeva fare, io vi ho parlato solo di due recensioni letterarie, meraviglioso, fatte benissimo. Sapeva guardare e studiare le stelle, ma sapeva anche recensire un romanzo. Coltivava la letteratura, la religione, il teatro e tutto quanto di meglio l'umanità abbia prodotto nel suo lungo cammino di civiltà. I nostri concorrenti lo hanno capito, accolto e fatto proprio. Perciò vi ringraziamo. Dunque, questo concorso ha raggiunto i suoi obiettivi, che erano: primo, proporre Rosa Loizzo come esempio. Non stiamo a fare della retorica, diciamo ai ragazzi: trovate dei modelli, perché una delle grandi carenze del mondo contemporaneo è che i giovani non hanno più dei modelli se non quelli del rock, dello sport, della moda, del gossip, stupidaggini di questo genere.
Una volta sui diari dei ragazzi si trovavano le frasi di Leopardi, di Schopenhauer, adesso si trovano le frasi di Vasco Rossi o di qualcun altro divo della canzonetta. E allora Rosa Loris è un esempio, un modello che noi vi proponiamo. Io non dimenticherò mai, consentitemi un ricordo personale, ero ai primi anni di insegnamento, ero sulla cattedra a spiegare, entra un professore anziano di quelli una volta al liceo classico, no? Interrompe perché doveva fare delle comunicazioni e dico, io rimasi imbarazzata, allora lui per farmi uscire dall'imbarazzo cominciò a farmi dei complimenti, questo così così, dico, non è il caso, ma io mica lo sto facendo per te, lo sto facendo per loro, perché noi professori, attenzione docente, dobbiamo essere modelli viventi. Questa lezione mi dette un vecchio professore di lettere. Noi professori dobbiamo essere modelli viventi. Quindi cari colleghi, parlo a colleghi perché io sono stato una professoressa per tutta la vita, quando saremo in cattedra ricordiamoci che siamo dei modelli viventi. Quindi le nostre debolezze, le nostre fragilità, le nostre frivolezze, lasciamole fuori dalla porta. Cerchiamo di essere dei modelli viventi. E noi vi proponiamo oggi Rosa Loizzo come un modello. Non più vivente fisicamente, ma spiritualmente, vive come? Fra di noi e nelle opere che ha lasciato. Quindi questo è stato il primo obiettivo che crediamo di aver raggiunto. Secondo obiettivo, far conoscere l'agenda 2030. Detto così, io sfido tutti a sapere che cos'è, non tutti lo sanno, anche se il telegiornale parla, i giornali ne scrivono, eccetera. Ebbene, i ragazzi hanno saputo e capito cos'è l'agenda 2030, cioè la prospettiva del nostro mondo. Terzo, sensibilizzare ai problemi dell'ambiente. Devo dire che su questo il terreno era già un po' coltivato, però con le cognizioni che hanno appreso in questa esperienza si è molto più affinata questa sensibilità. Quarto, far conoscere lo spazio e le sue possibilità. Ormai con gli occhi sui telefonini non si guarda più il cielo stellato. La dottoressa Pappalepre ci ha indotti a tornare a guardare il cielo stellato con gli occhi della scienza e del progresso. Quindi abbiamo fatto conoscere, grazie a quella lezione, lo spazio e le sue possibilità. Poi, collegare morale e scienza. L'abbiamo detto tante volte, nelle qualità umane sue, nel suo lavoro, eccetera. Riflettere, quasi filosofare su tutto questo. Io mi compiaccio con tutti quelli di voi che ci hanno ragionato sopra, ci hanno filosofato sopra, andando ai grandi valori, ai grandi poeti, ai grandi scienziati. È stato veramente bello leggere questi, chiamiamoli voli pindarici, ma erano comunque sempre a tema, perché il cuore, il centro era la rosa, come la rosa che sta su quel trofeo. Era lei. Infine, intravedere prospettive per il futuro dei giovani. Anche questo aspetto pragmatico ha avuto il premio. Ragazzi, anche voi potete diventare scienziati come Rosa Loizzo. Anche voi potete diventare intellettuali, umanisti, gente che opererà nella società per il bene di tutti, come faceva Rosa. Ecco, questi sono gli obiettivi principali di questo premio che noi crediamo di aver raggiunto col nostro piccolo e grande impegno. A nome di tutto il comitato io vi ringrazio, cari studenti e studentesse, per aver accettato non solo il nostro invito ma soprattutto il nostro messaggio, che è quello di Rosa Loizzo. Auguri per i vostri studi e per il vostro lavoro. Grazie. Grazie Bianca, bellissimo intervento. Ora procederei alla consegna degli attestati, lo facciamo prima per i ragazzi, poi lo daremo anche alle scuole. Allora, vengano giù se ci sono, qualora qualcuno non ci fosse, ritireranno poi alla fine i referenti docenti. Bella Cosa Ilaria, Caggiano Matteo, Vicerno Lucia, Demora Onofrio, Sardone Silvana e Basile Angela Maria. Il secondo gruppo invece, a cui consegneremo gli attestati, che si preparino pure, sono Losurdo Francesca,
Lomurno Lucia, Scaltrito Maria Arcangela, Cicirelli Davide, Lo Russo Laura e Pellegrino Maria Grazia. Questo è tu, grazie per aver partecipato. Facciamo un applauso. Un applauso. Matteo Caggiano, eccolo qua, questo è tuo. Eccola qua, Lucia Picerno, fatti vedere. E poi Basile Angela Maria. Va bene, grazie. Ciao, grazie per aver partecipato. Certo, il terzo gruppo che si prepari è Gesualdo Fabiana, Priore Maria, Vicenti Arianna, Indrio Maria Lucia e la Calandria Giusi Micaela. Ciao ragazzi, buonasera, buonasera a voi e grazie per aver partecipato. Vieni Agnese, ho detto nome? Maria Grazia. Grazie. Grazie. Davide. Lo Surdo Francesca, grazie. Maria mi risulta, Maria Arcangela. Sì. Grazie per aver partecipato. Grazie ragazzi. È chiaro che uno qualsiasi delle persone che salirà potrà essere il vincitore, eh? Non è detto che sia l'ultimo, per niente. Ok, il quarto gruppo che si prepari è fatto da Bruno Annarosa, Ciaccia Marianna, Vicenti Alessandro, Bruno Antonio, Casamassima Raffaella e Galetta Giampiero. Prego ragazze. Ciao. Buonasera. Fabiana. Grazie. Signore Maria. Lucia. Lucia. Grazie ragazzi, fatemi vedere un attimo. Ciao e grazie. E Mancini Maria Teresa, Stragapele Claudia, Martimucci Maria Pia, Prisco Giulia, Gatti Daniele e Dodai Pamela. Qual è il tuo nome? Anna Rosa. Grazie. Grazie. Marianna. Ciao Marianna. Grazie. Grazie ragazzi. Prego ragazzi. Questo è l'ultimo gruppo. Il tuo nome? Maria Teresa. Mancini. Ecco qua. Antonio. Eccolo qua Antonio. Grazie mille, grazie della partecipazione. Prego ragazzi. Giulia. Cristo Giulia. Grazie. Daniele Gatti. Grazie Daniele. E la Dodai. Ecco, grazie. Ora chiamiamo i ragazzi che sono stati segnalati, come diceva Bianca, i loro nomi ora e chiedo loro di salire. Sono Alessandro Giove, Quattromini Valentina, Maiullari Sara, Mussolese Antonio, Signorella Rossana, Di Mauro Carmela e Fiore Filippo. Prego, vi aspettiamo. Ci siete tutti? So che Alessandro non c'è, se non sbaglio, perché Alessandro è di Sant'Eramo. Prego, ragazzi. Sì, accomodatevi, ragazzi, venite. Venite qua. Più avanti. Quattro. Sono quattro. Due. Antonio. Carmela. Sara. Bene, ora la signorella Rossana.
una breve, diciamo, motivazione delle segnalazioni, così diciamo, contestualizziamo il motivo per cui riceverete questi libri. Alessandro Giove, per aver saputo rappresentare con un disegno e un collage il mondo così e come vorrebbe che fosse. Consegneremo alla docente che è qui in prima fila il premio per Alessandro Giove. Poi proseguiamo con Valentina Quattromini, sì, tu. Diciamo, la segnalazione l'hai ricevuta per l'emozionalità dell'espressione e dei contenuti. Grazie, brava. Poi il prossimo a essere premiato è per l'originalità, Sara Maiullari, sei tu, del liceo scientifico. Il motivo per cui, diciamo, sei stata segnalata è che hai utilizzato uno stile epistolare e diretto, non privo di belle similitudini e di commossa sintesi. Brava anche te, brava. Arriva a ti premia Luciano Garramone. Luciano è un altro degli membri del comitato, con Angelo erano colleghi di Rosa. Ora premiamo l'altra segnalazione legata alla territorialità, Antonio. C'è Antonio Nuzzolese, dell'Istituto Nervi Galilei, per aver saputo capire e descrivere la bellezza della nostra terra tanto amata e fotografata da Rosa Loizzo. Premia Antonio. Antonio Ventura, che è cognato di Rosa. Bravo. Ora invece ci sarà la segnalazione per la poesia, Rossana Signorella dell'Istituto De Norallo Russo, per aver concluso il suo lavoro con un proprio testo poetico. E, in realtà avrebbe premiato la nostra amica. Sì, lo abbiamo dopo al... C'è qualche docente presente della... Sì, quindi ok, quindi anche lei. Ok. Premio Antonella, Antonella Calia, alla docente Rosa Loizzo. Certo, grazie. Sì, sì, diamo anche quello di Giove. Sì, aspetta un attimo Rosa. Consegna per favore Agnese anche il premio di Giove, di Alessandro, sì, dell'Eleonora de Russo. Sì. Grazie, grazie. Allora, ora siamo arrivati alla segnalazione legata al disegno per Carmela Di Mauro. Non è presente? E lei, complimenti, complimenti perché hai rappresentato la terra nella figura di una donna divisa in due fra degrado attuale e ricostruzione futura. Brava, è stata apprezzata. Premio Bianca Trani. E poi l'ultima segnalazione, purtroppo non c'è, fra Filippo Fiore dell'ITC Genco, per aver colto e sviluppato molto bene i temi scientifici proposti dalla Lectio Magistralis. Se c'è qualche docente dell'Istituto Tecnico, premia Angelo Olivieri. Grazie. È chiaro che i libri noi li abbiamo scelti a caso e li abbiamo impacchettati a caso, quindi non c'era nessuna, diciamo, relazione con la segnalazione. Vi siano di ispirazione. Grazie.
Buona vita, ragazzi. Dopo consegneremo ai docenti anche gli attestati che non sono stati ritirati. Ora procederemo alla premiazione, alla proclamazione del vincitore o della vincitrice del premio. Speriamo si sia, altrimenti salirà un docente. Ci sta. Ci sta? Ci sta. Ah. Allora, la vincitrice è Indrio Maria Lucia. Complimenti, venga qui. Dove sei? Ah, eccola, lassù. Sì, io prendo la busta. Premieranno Mariella Loizzo e Mariella Papapalepore. Prego. Sì, sono molto emozionata, però volevo ringraziare innanzitutto voi che avete dato a noi la possibilità e poi anche Rosa che non essendo qui fisicamente è comunque qui con noi. La motivazione del premio assegnato a Lucia è legata a questo. Partendo dall'etimologia della parola rosa, l'elaborato sviluppa, sempre sul filo della linguistica e della filologia, tutte le tematiche proposte dalla Lectio Magistralis, la figura della scienziata Rosa Loizzo, i suoi interessi anche letterari e poetici esternati sui social. La ricerca sapienziale, la scienza, la fede religiosa. Coglie la coincidenza della data della morte con la data della giornata mondiale della vista. Bravo. Per giungere al concetto centrale dello sviluppo sostenibile e dello spazio come risorsa. Dall'Agenda 2030, ai satelliti, all'orto botanico spaziale, il lavoro si chiude con una citazione cara a Rosa, in cui si invita tutti a coltivare l'orto dei ricordi. Complimenti. Vedi il trofeo e fatti vedere a tutti. Ah, sei tu? Ok. Bravo Tommaso, chiedo un applauso per Tommaso Perloco. Che ha esaltato in questo lavoro il sentimento dell'amicizia e poi tutti gli altri. La stima, l'ammirazione, eccetera, e ci ha guidati, gruppo non tanto stretto, eravamo 9 persone, con mano ferma e dolce, proprio guanto di velluto su pugno di ferro, e così siamo riusciti a portare a termine questa bella impresa. Noi la consideriamo, non è vero Agnese, una bella impresa. Adesso consegniamo gli attestati alle varie scuole, invito un rappresentante per ciascuna delle scuole, cominciamo dal preside del liceo classico che vediamo in prima linea, prima fila, prego preside. Grazie. Buonasera. Ciao Biagio, questo è l'attestato, non so se vuoi aggiungere qualcosa, anche perché mi pare che la premiata fa parte della tua scuola, casualmente sei l'unico preside qui presente e sei stato omaggiato di questa vittoria. Nessuna cosa cade per caso, mio caro amico Tommaso, faccio anche la rima.
la fragilità delle relazioni. Spesso ci separiamo, spesso, per dirla da adulti, ci mandiamo, come dire, male, ci mandiamo male, quindi questa cosa della fragilità ci tocca. L'antidoto è quello che la Commissione ha detto che è alla base: scienza, ma soprattutto umanità. E quindi credo che stasera, con l'idea che la nostra studentessa, e non è questione di appartenenza, quella, come dire, per chi ha fatto il liceo, è una condizione che ci aiuta, ma chi ce l'ha dentro, dovunque possa soddisfare il percorso di studi, dal Genco, dal Federico, dal Nervi, dal De Nora Lo Russo, ma anche dal Cagnazzi, credo che sia, come dire, una fonte propria, una fonte che, come dicevano i nostri amici a tavolo, necessita in questo momento di grande dedizione, grande volontà. Solo con queste doti si riesce a fare quello che anche per sensibilità personale riescono oggi, ecco, insomma, a vincere anche i premi. E io veramente sono d'accordo con un unico applauso a tutti quelli che sono stati premiati, perché in qualche modo hanno lasciato una impronta in questo primo concorso. Mi auguro che la Commissione, lunga vita la Commissione, faccia altre edizioni. E non solo un ricordo, ma è anche la capacità fisica di presenziare a questa crescita di cui la scuola, qualsiasi, quella con la S maiuscola, è capace di testimoniare. Grato a chi nella commissione ha dato questa certezza, e credo che oggi si ritornerà tutti a casa con questo non solo attestato, ma anche arricchimento veramente di qualcosa che ci prende. Poi soprattutto noi altri un po' più anzianotti, che abbiamo conosciuto Rosa in mille maniere, non può che solo testimoniare il suo vero grande percorso, sia di scienza quanto di umanità. Ed è stata una persona che, ringraziando la famiglia qui presente, veramente sarà ancora ricordata per tanto, tantissimo tempo. Complimenti a tutti, grazie. Presidente, possiamo affidarle gli attestati dei ragazzi che non sono venuti? Ora chiamiamo qui se c'è un rappresentante del liceo statale Federico II di Sveglia, che è stato anche il mio liceo 45 anni fa, forse. Caterina Colonna. Grazie. Grazie. Mariella, un abbraccio caro. Una cosa che non è stata ricordata di Rosa è che lei è stata anche la segretaria del Movimento Studenti di Azione Cattolica. Era brillante, era straordinaria, e noi misacchine più piccole dicevamo sempre: non saremo mai come lei. È un bel momento, e Don Mimmo era il nostro assistente. Grazie. Questa testimonianza. Ora è il turno dell'istituto De Nora Lo Russo, c'è sempre Rosa Loizzo, ecco l'attestato. Per me è una grande emozione ritirare questo attestato, e per me che porto lo stesso nome di Rosa è un grande orgoglio, insomma, aver partecipato stasera a questo bellissimo evento. Grazie agli organizzatori. Grazie a voi. Dopo menzionerò tutti i docenti che ci hanno supportato. Ora tocca all'Istituto Nervi Galilei, c'è un rappresentante. Buonasera. Questa è, diciamo, l'attestato per la scuola. I ragazzi che non sono venuti.
Sì, anche per me è una grande emozione stare qui stasera a ricordare Rosa. Con Rosa nell'ultimo periodo insieme a Tommaso abbiamo vissuto dei momenti molto belli. La ricorderemo anche con alcune studentesse della scuola per l'organizzazione dell'evento su Margherita Hack, a cui lei doveva partecipare come relatrice, poi purtroppo non l'ha potuto fare, ma c'è stata sempre vicina e quindi è un'emozione. Sostituisco il dirigente Verni, perché sapete, noi abbiamo una reggenza e ha scritto che non è ancora terminato un incontro a Castellana Grotta, ma sinceramente sono contenta di ritirare questo attestato, e anche per lo studente che è stato segnalato per il territorio. E una cosa, ringrazio la commissione per aver dato fiducia ai ragazzi, perché a volte dare questi riconoscimenti semplici, però che segno di fiducia, di sicuro vale più di una grande lezione di tante parole. Grazie. 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 Belle parole, Margherita. Ora il turno del GENCO, istituto tecnico. Chi viene a ritirare l'attestato? Buonasera. Questo è l'attestato per l'istituto GENCO e questo è per Alessandro Vicenti. Grazie. Sono invece della dirigente Rachele Indrio, che purtroppo è stata impegnata e quindi non è potuta essere qui con noi. Volevo innanzitutto complimentarmi per l'organizzazione estremamente precisa che ci ha seguito in tutti i passaggi e davvero molto molto attenta alle esigenze. Grazie per aver dato un ennesimo spunto culturale ai nostri ragazzi e di interesse, e di averci fatto approfondire con la figura di una donna, ecco, che è importantissimo, curiosa, come ha detto appunto la preside, una donna che non si è limitata al suo campo di conoscenza, ma spaziava, ecco, perché la curiosità è appunto il motore che poi fa andare avanti noi come docenti e i ragazzi appunto anche nel sperimentarsi e nel partecipare appunto a questi concorsi. Grazie mille e complimenti per tutta l'iniziativa, grazie. Grazie di nuovo, professor. Ora voglio soltanto menzionare i nomi dei docenti referenti, qualcuno magari è già salito sul palco, però ci tengo a nominarli tutti. Per il liceo economico e sociale Tommaso Nitti, e anche Giovanna Amoroso. Per il liceo Scienze Umane Squicciarini Marilena, lo Iodice Teresanna, Caserta Sabrina e De Vito Giuseppe. Per il liceo classico invece Carla Melodia, Mina Lo Russo, Anna Maria Lo Iudice, Giulia Cassano. Poi ho solo i cognomi del, diciamo, docenti dell'enogastronomia, parlo del denaro russo, e sono Romano, Lo Murno, e per la produzione dolciare, l'avevo già nominata prima, Giulia Cassano. Per l'IT GENCO, Claudia Di Lorenzo, Cornelia Di Sabato e Rosa Masiello. Nervi Galilei, parte ITIS Chimica, Angela Sant'Antonio. E per il liceo scientifico Caterina Colonna, che ringrazio anche. Ok, siamo arrivati all'epilogo.
Ora lascio la parola a Rosa, Melodia la sindaca, e poi faremo la premiazione anche a Mariella Papalepore, a cui doneremo un ulteriore trofeo, perché ci ha aiutati tantissimo. Grazie. Diceva il dirigente, il preside Biagio Clemente, le coincidenze non esistono, ed è vero, non esistono. Voglio raccontarvi una cosa molto che è successa mentre stavamo qui, perché a un certo punto ho detto il comune di Altamura deve poter fare qualcosa per Rosa Loizzo, e ho incominciato a scrivere la strada, 10 anni per poter intitolare una strada, forse possiamo iscrivere un immobile. Poi quando Agnese Capurso ha parlato della biblioteca mi si è accesa una lampadina. Stiamo provvedendo ad allestire la casa delle donne ad Altamura e ho incominciato a chattare con il dirigente dei lavori pubblici, Gino Maiullari, chiedendo: ma quanto tempo mi devi far aspettare per la casa delle donne? E in quel momento è stata premiata Sara Maiullari, che credo essere la figlia di Gino Maiullari. Per cui credo che la casa delle donne, non conosco, vi dico la verità, il regolamento per l'intitolazione degli immobili alla, diciamo, comunali, però mi metto con impegno per capire come poter intitolare la casa delle donne di Altamura a Rosa Loizzo. Grazie Rosa. Ora premio io Mariella Papalepore con lo stesso trofeo. Avanti, prego. Accomodati. Mariella. E anche Fiori. Solo una parola, intanto grazie, scusate, mi avete commosso veramente. Grazie. In realtà ero già stata, grazie, perché anche perché ho paura di farlo cadere, ero già stata premiata, perché avere l'opportunità di ricordare un'amica prima di tutto, scusatemi, è stato il momento più bello in assoluto. Io ho condiviso, ve l'ho già raccontato, prima di tutto 3 anni meravigliosi con lei e l'Agenzia Spaziale, fatemi ricordare anche con quel figuro che è seduto lì, che è Riccardo Sala. Siamo stati veramente un trio incredibile, abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto tante cose, è stata un'esperienza meravigliosa. Rosa ha seguito, è stata la mia relatrice del tesi di dottorato e veramente mi ha insegnato tantissimo. Poi siamo diventate amiche e un ricordo meraviglioso della sua, le sue qualità le abbiamo descritte credo abbondantemente. Quindi sono stata felicissima di aver partecipato a questa prima edizione, spero ce ne siano altre, perché è stata una piccolissima cosa per testimoniare il mio affetto e la mia stima per lei. Grazie davvero. Posso omaggiare di questi splendidi fiori che ci ha quasi regalato, nel senso che ce l'ha proprio regalati, Domenica Giorgio, una fiorista molto amica di Rosa Loizzo, e voglio darlo alla nostra sindaca perché è sempre stata disponibile e bravissima.
questo qui devo scendere perché con tutto il cuore lo do a Nonna Maria. Volevo soltanto ringraziare le persone che hanno contribuito anche con un sostegno economico, perché come forse sapete il premio è stato autofinanziato dai membri del comitato e ovviamente dalla famiglia che ha dato il contributo più importante, però non abbiamo ricevuto o chiesto sovvenzioni di sorta a nessuno, anche il teatro l'abbiamo preso noi, tutto qua. Quindi ringrazio chi ci ha dato una mano in questo premio, in questa cosa bella, perché in realtà ricordiamo Rosa, la memoria di Rosa, però lo spirito era dare un input importante ai ragazzi, perché instillare in loro la curiosità e la voglia di crescere e di non smettere mai di mettersi in discussione. Fatelo sempre ragazzi e buona vita a tutti. Lascio la parola a Bianca per chiudere, perché noi ci avvaliamo anche della sua presenza, perché sa farlo benissimo. E poi di Maria. Vorrei solo dire una semplice parola. Grazie a tutti, 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 perché Rosa stasera è in mezzo a noi. Che Nonna Maria è un'avventura, è stato forse onore e ventura. Onore e ventura, che dici? Allora, il presidente mi dà licenza non di uccidere come James Bond, ma se voi avete ancora qualche minuto di pazienza di leggere l'elaborato vincitore, sono una pagina e mezza, volete? Maria Lucia, la vincitrice, dove sei? Te ne sei andata in nei quartieri alti e vieni qua con noi, sei tu l'autrice? Sì. Allora, il lavoro comincia così. Rosa, tra virgolette, è un nome di fiore e di donna, dalla duplice etimologia. Da un lato la radice indoeuropea lo associa all'idea di crescita, dall'altro la concezione italo-greca rimanda alla capacità di flettersi, di piegarsi. Il recupero dell'etimo è un tassello chiave per ricostruire la figura di Rosa Loizzo, donna di scienza e di grande umanità, estirpata troppo presto dal giardino della vita. Bello questo, estirpata dal giardino della vita. Infatti, così come le rose in botanica nascondono dietro la loro bellezza disarmante uno stelo spinato, anche dietro la splendida esistenza di Rosa si è celata una dolorosa malattia, che proprio come una spina continua a lacerare i suoi cari, al cui affetto è stata sottratta lo scorso 8 ottobre. A chi non ha avuto il privilegio di conoscerla, invece, restano soltanto granelli del suo operato e dei suoi interessi attraverso le bacheche social, quelli che i ragazzi seguono molto, no? Nelle quali appaiono più volte citati gli aforismi tratti dal libro In viaggio con Lloyd di Simone Tempia, un autore, mi permetto di aggiungere, che è venuto ad Altamura, ha presentato il suo libro e ne ha parlato alla parrocchia di Sant'Agostino, dove era presente Rosa Loizzo ma anche Tommaso Berloco, che ha testimoniato proprio di queste frasi. Tra le righe di tale testo è possibile scorgere inconsapevolmente l'essenza della vita della donna. Non c'è fiore che possa appassire
si è conservato nella memoria, quello che abbiamo fatto stasera, conservare nella memoria. Dal suo ricordo, infatti, traspare una persona che ha saputo coniugare perfettamente in sé i due significati intrinsechi al suo nome, crescita e flessione, sulla scia dell'insegnamento latino del nomen omen, i nomi parlano. Alla crescita individuale dei suoi primi anni di formazione si è affiancata l'attività di ricerca votata all'accrescimento del sapere collettivo e svolta sempre da sapiente, mai da saccente. Anche questa è una bellissima distinzione. Proprio questa umiltà tramuta la sua crescita in flessione, chinarsi per aiutare l'altro, per raccogliersi in preghiera guidata dalla fede, ma soprattutto piegare la testa per alzare lo sguardo verso il cielo. Se è vero che la vita è un insieme di fortuite coincidenze, il caso ha scelto che Rosa volasse via durante la giornata mondiale della vista, senso che lega scienza e umanità, guardare l'altro per poi guardare il mondo, perché la curiosità, prima ancora di essere sete di conoscenza, è sollecitudine, che deriva dal latino cura cure, preoccupazione. In tal senso, scienza e umanità diventano le fondamenta del nuovo piano di sviluppo sostenibile presentato nell'Agenda 2030, un documento redatto per affiancare all'idea di progresso il rispetto del mondo e del prossimo. Anche lo spazio appare come una risorsa indispensabile. Il telerilevamento satellitare, che ha visto Rosa impegnata per gran parte della sua vita, fornisce dati rilevanti per contrastare i cambiamenti climatici o per la tutela di flora e fauna. Agire oggi per la salvaguardia del pianeta significa non solo preservare il presente, ma soprattutto assicurarsi un futuro. Ragion per cui scienziati e non si stanno celermente mobilitando. Una delle iniziative sperimentali più bizzarre ma funzionali è stata la creazione di un orto botanico spaziale noto come Veggie Plant Growth System, spero di aver letto bene. Inizialmente l'intento era assicurare cibo agli astronauti allocati presso la Stazione Internazionale Spaziale. Oggi però si sta pensando di sfruttare tale tecnologia per la conservazione della vegetazione in via di estinzione. Grazie a questo progetto, i fiori, fil rouge fittizio nella narrazione della vita di Rosa, hanno raggiunto l'ambiente più ambito della scienziata. Anche sullo spazio è infatti sbocciata una zigna, pianta in grado di conformarsi alle caratteristiche del luogo. Nuovi boccioli continueranno a spuntare idealmente per lei, perché i fiori sono un modo per contrastare la morte attraverso la vita nuova. Lo testimonia anche Lloyd, il protagonista del sopracitato libro, tanto caro a Rosa, restituendoci un insegnamento che Rosa aveva già perfettamente capito, ma che sta a noi tramandare coltivando con cura l'orto dei ricordi. L'insegnamento è in questo breve dialogo tra Lloyd e il suo maggiordomo. Virgolette. Lumini e fiori, sono in un cimitero evidentemente. Fiori e lumini, a cosa serve metterli nei cimiteri, Lloyd? Credo che le candele servono a illuminare il percorso da cui arriviamo, sir. E i fiori, Lloyd? I fiori crescono dove qualcuno ha seminato, sir. Abbiamo seminato.